Leo, intanto complimenti non solo in grammatica ma assolutamente sinceri per la grandissima stagione che hai fatto tu personalmente, il miglior biancazzurro, un premio di cui sono stati insigniti grandi predecessori, insomma da La Padula, Verratti, Gasperini e Allegri, tanto per citare qualche nome. Sì, fa enormemente piacere ricevere questo premio. Come hai detto tu, è stata un'ottima stagione dal punto di vista personale e anche dal punto di vista di squadra, perché penso che abbiamo disputato un ottimo campionato. È chiaro che c'è un po' di rammarico per il finale, ma credo che tutti abbiano dato il massimo in campo. E poi insomma, rivisitando l'ultima partita, sono stati sostanzialmente i dettagli a fare la differenza. Sì, no? Sì, sono d'accordo, perché ripenso alla mia occasione, alla parata del portiere e poi l'occasione dove loro sono andati in vantaggio sui rigori, quindi o alla palla finale di Bellini che poteva regalarci la finale. Quindi, come hai detto tu, sono stati appunto i dettagli, non ho visto una grossa differenza poi in campo. 28 gol in due stagioni in maglia biancazzurra. È chiaro che il primo gol lo ricordi in modo particolare perché insomma ti ha fatto conoscere al pubblico dell'Adriatico, i tifosi. Tra l'altro entrasti in corso d'opera col Foggia, ma già lì avevamo capito che potevi fare il terminale della manovra. Ma sì, quel gol probabilmente è quello che porto veramente il cuore, anche perché il primo è sempre il più importante per poi fare tutti gli altri. Ero entrato veramente da poco ed era stata veramente una gioia, ma come poi sono state gioie tutti gli altri. Il più bello di questi 28 gol che insomma conservi gelosamente nell'album dei ricordi? Ma mi viene sempre in mente il terzo gol di Salerno, perché è stato col piede opposto che... Ci cammini soltanto? Cioè. No, in realtà è proprio perché ci lavoro veramente tanto, quindi non credo che sia stato un gol casuale. Assolutamente, no, era solo una battuta. Sì, 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 e quindi quello che forse mi porto nel cuore. Beh, effettivamente tanta roba, sì, sinistro a giro. Insomma. È stato un bel gol, poi è stato il terzo, è stata la tripletta, ci ha consentito di vincere su un campo difficilissimo, quindi è stato un gol che mi riporto nel cuore. Ti dispiace adesso lasciare Pescara? Ma ora comunque... finisce il mio prestito qui, quindi poi ci sarà da pensarci poi più avanti. Ora non è il momento, anche perché devo ancora metabolizzare la sconfitta e poi mi godo un po' le vacanze. Il presidente Sebastiani è stato chiaro, ha detto che sei destinato a indossare una maglia di una squadra di Serie A. Vedremo, io finché non accade non ci penso, poi se avrò questa opportunità sarò veramente felice. Ti faccio l'ultima: qual è l'istantanea di questa stagione per quanto ti riguarda che ricordi con più affetto? L'applauso caloroso del pubblico, 10 minuti. Quello sicuramente è stato bellissimo, perché i tifosi ci hanno appunto riconosciuto che abbiamo disputato un'ottima stagione, ed è stato anche emozionante poi quando ci hanno salutato sotto la curva. E poi di istantaneo ne ho molte, perché per ogni gol magari ho quella foto che mi ricorda quel momento e che mi porterò sempre nel cuore.